Venerdì 10 luglio, sempre in compagnia di Alessio Ferrazza e Giorgio Cacialli. Però andiamo, caro Alessio, direttamente in Belgio e andiamo a salutare, lo ringraziamo per il collegamento, il buon pomeriggio a Daniel Milicevic. Daniel, ciao, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Daniel, ciao Daniel. Buongiorno. Ti saluta anche Alessio Ferrazza, che è qui al mio fianco. Grande Ale, il mio grande amico. Come nasce la vostra amicizia sui campi da calcio, caro Daniel, con Alessio? Sì, abbiamo giocato un paio di volte contro nella serie cadetta svizzera e poi abbiamo parecchi amici in comune che soprattutto Ciccio Bernasconi, che ci sta ascoltando, penso, da Bellinzona. E abbiamo passato molto tempo insieme, visto che abitavamo a pochi chilometri di distanza. Bene, bene. Daniel, sì, no, infatti poi diciamo, al di là della passione calcistica, ci unisce un po' questa amicizia che poi è nata con questi amici in comune che ti diceva prima Dani. Quindi. È vero. Lo ricordo, Daniel Milicevic, centrocampista, trequartista alla destra del Ghent, quindi so che state in fase di preparazione perché tra qualche giorno avrete anche una finale da disputare in Belgio. Sì, infatti è la nostra quarta settimana di preparazione, perché qui in Belgio iniziamo un po' prima e, come dici tu, il 16 di luglio giochiamo la Supercoppa del Belgio contro il Bruges, che ha vinto la Coppa, noi abbiamo vinto il campionato, giochiamo nel nostro stadio, speriamo di vincere perché è un grande derby, non è il derby di Roma, però è il derby delle Fiandre, come dice qua. È vero, sì, un po' come se fosse il Giro delle Fiandre per quanto riguarda il ciclismo, nessuno vuole arrivare secondo, no, ma tutti... del genere. È vero. E quest'anno voi avete vinto lo scudetto, quindi campioni di Belgio con il Ghent. Sì, abbiamo vinto lo scudetto, è stata una lotta fino alla penultima giornata contro squadre come l'Anderlecht, il Bruges, lo Standard di Liegi. Nessuno si aspettava il nostro exploit, però siamo stati degli outsider per tutta la stagione. Visto che la formula dei playoff in Belgio è un po' speciale, ti dà l'opportunità nelle ultime 10 partite di essere campione, l'abbiamo sfruttata al massimo. Attraverso i playoff, giusto, se non sbaglio, vero Daniel? Sì, perché la fase classica l'abbiamo finita al secondo posto, a pari merito con l'Anderlecht. Il Bruges era davanti a noi di 4 punti, ma con i playoff i punti si dimezzano dopo 30 partite, è un po' strano da spiegare, soprattutto ai classici campionati come quello in Italia, però ci è andata bene, diciamo. Dani, io un po' ti conosco come giocatore, quindi so insomma che oltre al ragazzo c'è anche un ottimo giocatore, e hai scelto poi di andare in Belgio, ormai sono 6 anni che sei lì. Com'è? Spiegaci un po' il campionato belga, quali le differenze un po' con quello anche svizzero, che tipo di giocatori ci sono, se è un campionato in crescita. Ma guarda, devo essere sincero, mi ha sorpreso molto il campionato belga, anche qualità. Da quando sono arrivato in Belgio sono usciti tantissimi giocatori di qualità. Mi ricordo i primi anni c'erano un giocatore come Courtois, De Bruyne, c'era Witzel, Suarez dell'Anderlecht, che doveva passare all'Arsenal, poi si è fatto male al ginocchio, e veramente giocatori di qualità. È un campionato non al top come quello italiano, soprattutto a livello tattico, ma sicuramente tanto, è un calcio abbastanza completo, difesa e attacco, siamo tutti il top 5 in Europa, calcio inglese, tedesco, spagnolo, italiano e francese, un gradino sotto questo. Daniel, da qualche settimana qui a Roma si scrive e si legge che la Lazio sia interessata al 20enne centrocampista del Genk, che è Sergej Milinkovic-Savic. Io immagino che tu lo hai affrontato anche diverse volte in campionato, e volevamo chiederti che giocatore è Sergej Milinkovic-Savic. Sì, Milinkovic-Savic, ho letto, leggo spesso la Gazzetta qui in Belgio, ah, beh.
tutte le mattine con un bel caffè. Le tradizioni italiane non mi sono passate. E volevo dire, Sergei è veramente un buon giocatore, e non mi sorprende il fatto che la Lazio sia interessata a lui, perché essere un giocatore del 95, 19 anni, 20 anni, non so se li ha compiuti, ha fatto veramente una buona stagione con il Genk, anche se non sono riusciti a qualificarsi ai playoff 1, ma è stato secondo me il giocatore più in vista di quella squadra. E poi, avendo vinto anche il campionato del mondo con la nazionale Under 20 come protagonista, parla a suo nome. Che caratteristiche ha Dani come tipo di giocatore, fisicamente, tecnicamente? Lo vedi pronto per il campionato, oppure magari adesso come adesso, per il campionato italiano parlo, adesso come adesso, però in prospettiva è uno che ha delle grandi potenzialità? No, come dici te, in prospettiva penso sia un giocatore con grandi potenzialità. Io ho giocato parecchie volte contro Biglia, che lo conoscete benissimo. Biglia era già un giocatore affermato qui all'Anderlecht. Sergei è un giocatore che è entrato nella ribalta europea da pochi mesi, e secondo me può fare veramente bene in Italia, perché lì si lavora tanto sul piano tattico, sul piano della vita, della qualità di vita, del lavoro individuale, quindi può crescere veramente tanto. Ma lui è più un regista, una mezzala? Il fatto che sia molto alto non gli preclude il fatto che sia comunque un giocatore molto rapido, molto veloce? Sì, infatti mi ha sorpreso, soprattutto ho guardato un paio di partite dei mondiali. Io lo conosco come centrocampista centrale che si inserisce, buon tiro da fuori, qui in Belgio ha segnato 4-5 gol fuori dai 16 metri, grande personalità, visto che a 20 anni prendeva i calci di punizione, perché le responsabilità sulle proprie spalle, quindi lo vedo più come un box to box, non so se dovessi paragonarlo, forse un po' alla Frank Lampard. Diciamo quindi un po' un centrocampista completo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, un po', no? Sì, infatti, con il suo fisico possente, già 19 anni che possiede, è un centrocampista completo, secondo me. Quali sono secondo te gli aspetti dove lui può migliorare tanto venendo in Italia? Cosa, diciamo, perché il campionato italiano secondo te può migliorarlo? In cosa soprattutto? No, se penso al campionato italiano penso soprattutto tatticamente, visto che è un giocatore un po' acerbo, visto prima del Genk giocava in Serbia, che non si lavora tantissimo tatticamente. Sotto quel punto di vista può diventare un giocatore veramente intelligente, perché conoscendo anche il ragazzo personalmente è veramente un ragazzo normale, con sani principi, quindi e ha voglia di lavorare. Secondo te Daniel, Milinkovic Savic, seppur sia molto molto giovane, perché classe 95, sarebbe già pronto per affrontare un'avventura così impegnativa come il campionato italiano, la Serie A? Non saprei dirti a partire da subito, ma lavorando con lui quotidianamente potrebbe essere pronto tra un paio di mesi, secondo me, visto che ha grandi grandi potenzialità, ma conoscendo anche il calcio italiano e la stampa italiana e le pressioni che ci sono un po' sui giocatori, non si dovrebbe crocifiggerlo subito per qualche uscita, una partita giocata male, diciamo. Senti Dani, passando un po' a te, no, parlando del campionato italiano, avresti voglia, poi tu chiaramente quest'anno, diciamo, ti sei tolto delle grandissime soddisfazioni come meriti, e chiaramente la tua avventura proseguirà là, però hai intenzione di volerti misurare comunque sia in un campionato italiano, perché come giustamente dicevi tu prima, magari è uno dei primi 5 in Europa, e quindi anche un'esperienza di vita diversa, un'esperienza anche calcistica diversa, perché come giustamente dicevi tu ci sono pressioni diverse, giochi in stati diversi contro squadre magari un po' più blasonate, c'è un po' nel tuo progetto la possibilità di venire qui in Italia in futuro?
Ma guarda Ale, devo dirti la verità, io sono sempre stato un grandissimo tifoso della Serie A, fin da bambino grande tifoso del Milan, da piccolo, boh, con gli anni dopo, essendo professionista, ho lasciato un po' questo aspetto da tifoso, ma perché no, la Serie A è sempre, come ho detto prima, un campionato tra i top 5 in Europa, non mi dispiacerebbe, però adesso in questo momento col Ghent posso giocarmi la Champions League, fino a gennaio penso di essere molto concentrato qui, anche questa stagione, poi nel futuro non si sa mai, visto che in Italia anche se sei un giocatore sopra i 30 anni non è un aspetto che guardano tanto, ma la qualità del giocatore. Qui in Belgio si cerca di guardare anche l'aspetto della carta d'identità, se sei più giovane con questa prospettiva è anche meglio. Sì, lo stavo pensando che voi del Ghent sarete direttamente ai gironi, caro Daniel, di Champions League, forse credo in quarta fascia probabilmente, quindi troverete un girone di ferro con tante squadre molto, molto forti. Chissà se magari se la Lazio riuscisse a passare il suo turno preliminare di Champions League, potrebbe anche capitare un bel confronto tra la Lazio e il Ghent, e a quel punto ti verremo a trovare, soprattutto quando verrai tu in trasferta a Roma, potremmo fare una bella rimpatriata, così potresti rivedere anche il tuo amico Alessio Ferrazza. Infatti ne parlavo proprio ieri sera con Ale, visto che noi saremo nella quarta fascia, se la Lazio dovesse passare i turni preliminari, ci potrebbe essere la possibilità, io l'ho invitato cordialmente di venire a guardare la partita a Ghent, come dici te sarà un girone di ferro per noi, ma sai, certe volte la Champions League la giochi una volta nella vita, è vero. Come dicono da queste parti. Una curiosità, Daniel, non sarebbe male. Hai mai affrontato una squadra italiana, anche magari in amichevole ultimamente? Perché in Europa non ricordo, forse no. Ma ho affrontato in amichevole, era una coppa speciale, Coppa del Casinò di Lugano, ho affrontato il Milan di Shevchenko, Gilardino, Kakà, Nesta, Maldini, il grande Milan di allora, era il 2005-2004, qualcosa del genere. Che poi credo che era con il Lugano, no, Dani? Perché tu. Sì. Tu vieni da quel settore, anche amico di Berami che è passato qui, insomma, quindi. Anche come la vedi un po' questo arrivo di Zeman a Lugano, che ricordiamolo, quest'anno è ritornato in Serie A Svizzera, no? Nella Super League dopo qualche tempo. L'arrivo di Zeman, ho visto che ha dato tanto entusiasmo a una piazza come Lugano, ho visto che ha messo a punto delle infrastrutture come lo staff medico, la preparazione, il cibo, che a Lugano era tutto, non era proprio professionistico il club, quindi penso che potrebbe fare bene, perché i ragazzi, ho sentito mio cugino che gioca nel Lugano, che è Igor Djuric, che mi ha detto che lavorano molto bene, il mister è molto soddisfatto di loro, si applicano. Senti Daniel, ti aspettavi, perché prima l'hai nominato Luca Sbiglia, ti aspettavi un'esplosione così forte dell'argentino, sia qui alla Lazio ma poi anche in nazionale con l'Argentina? Luca Sbiglia, quando giocavamo contro qui in Belgio, le qualità si vedevano, ma non pensavo che esplodesse così tanto, perché ha fatto veramente due campionati ad alto livello, e soprattutto con l'Argentina ha giocato la finale del Coppa del Mondo e la finale di Coppa America, e la cosa che mi soddisfa di più, perché se lo merita, perché sta veramente giocando bene. Vero. Senti Daniel, se andiamo a guardare, tu sei svizzero, chiaramente origini serbe, però giochi in Belgio. Ma questa nazionale del Belgio esploderà ai prossimi europei, anche ai prossimi mondiali? Perché se andiamo a vedere dal portiere, che è Courtois, sino
all'attaccante Lukaku, passando poi per tanti altri giocatori, Witzel, Fellaini, ce ne sono tantissimi, Mertens, è una nazionale che potrebbe fare molto bene. Sì, non penso che negli anni il Belgio abbia avuto una generazione così forte come questa, forse solo quella dell'86 che sono arrivati in semifinale della Coppa del Mondo in Messico. E come dici tu, forse nell'ultimo mondiale che hanno giocato in Brasile è mancata un po' di esperienza, ma penso che nell'europeo che verrà le vedo nelle prime quattro, a essere sincero, perché hanno veramente tantissime potenzialità e hanno un grande allenatore, secondo me, che è Wilmots, che ha creato questo entusiasmo attorno alla nazionale. Qui in Belgio parlano tutti della nazionale in modo positivo, perché ha creato un grande gruppo, e giocatori come Hazard, Witzel, come hai detto tu, Mertens, Benteke, Company, che è il capitano, Courtois, sono i giocatori che giocano nelle migliori squadre del mondo, quindi ci si aspetta, e io penso che quest'anno faranno il salto di qualità, l'anno prossimo, nel 2016. Dani, io non so se stai un po' seguendo il calciomercato in Italia, credo di sì, insomma, da buon sportivo. Da lettore della Gazzetta dello Sport. Da lettore della Gazzetta. Come vedi che si stanno muovendo le squadre? Ad oggi un po' una griglia di partenza per la prossima Serie A, come la vedi? Ho visto l'Inter molto attiva, ha fatto un gran calciomercato secondo me. La Juve ha fatto un paio di colpi interessanti, Dybala, che secondo me l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato per la sua età. E parlavo un attimo fa dell'Inter, ho sentito l'altro giorno Zukanovic, che è un mio grande amico, che giocavamo insieme al Gent, all'Oisen qui in Belgio, e mi diceva quando doveva partire dal Belgio per andare in Italia, mi chiedeva: ma com'è l'Italia, cosa pensi? E gli faccio: non ti preoccupare, ti devi solo applicare e vedrai che riuscirai a fare bene. Infatti ha fatto benissimo con il Chievo e ci sono parecchie squadre interessate su di lui. Tra l'altro, le altre si sono mosse, non ho seguito la Roma nella Lazio, non lo so, potete informarmi voi. No, io invece volevo chiederti, e ritorno a Milinkovic-Savic, in un ipotetico centrocampo a tre, lui può giocare al fianco di Biglia, visto che poi tu conosci entrambi, no? Quindi Biglia centrale, sì, e Milinkovic-Savic a fare un po' l'interno di centrocampo. È un ruolo che gli si addice, cioè lo può fare, visto che poi ha caratteristiche anche offensive che spesso e volentieri si inserisce in zona d'attacco. Sì, secondo me il ruolo che gli si addice di più, secondo me, con Biglia davanti alla difesa, come si dice alla Pirlo, e Milinkovic o a destra o a sinistra davanti a lui, sarebbe la sua posizione perfetta, secondo me, conoscendolo come calciatore, quest'anno che l'ho guardato parecchie volte, giocato contro il Genk. Bene, bene. Invece anche in un centrocampo a due lo vedi bene, come diciamo in un ipotetico 4-2-3-1, perché ti spiego, perché la Lazio nella maggior parte delle partite l'anno scorso ha giocato o con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, no? A seconda poi diciamo anche dell'avversario che incontrava, tranne le ultime un paio di partite che ha fatto anche con la difesa a 3. Detto questo, anche in un centrocampo a due con eventualmente Biglia e Milinkovic lo vedi bene, o lo vedi magari un po' più portato ad attaccare e quindi a lasciare un po' scoperta la zona centrale? Ma lo vedo un po' più ad attaccare, quindi un centrocampo a due, non lo so, forse con il tempo sicuramente lavorerà anche su quello, sulla fase difensiva, coprire bene gli spazi, perché centrocampo a due e centrocampo a tre cambia tantissimo, soprattutto nell'impostazione di gioco e nella fase difensiva. Quindi nella fase difensiva a due dovrebbe lavorare un po' di più, ma potrebbe anche farla, secondo me. Perfetto. Daniel, io intanto ti faccio i complimenti perché parli un italiano perfetto, e quindi questo ti fa onore, perché veramente non solo quello, parla un sacco di lingue, Daniel. Allora penso italiano, il serbo, sì, il belga, sì, quindi francese, belga, inglese pure, inglese, un po' lo parli, sì, francese, francese. Eh sì, perché lui ha giocato anche nella parte della Svizzera francese, Iverdon, no? Quando abbiamo giocato contro lui, giocava lì, quindi.
Quindi anche Alessio, credo, Daniel, possa parlare bene lo svizzero, perché a Bellinzona c'era anche lui, giocava anche lui, quindi il francese lo sa anche Alessio. Ma cambia poco, è un po'... diciamo... un ragazzo molto intelligente, mi ricordo che parlava anche un po' di francese, quindi... Ah, bene, bene, bene. Daniel, io ti ringrazio veramente, perché è stato, sono stati 20 minuti di grande spessore, abbiamo parlato un po' di tutto, di grande calcio, ci hai aperto gli occhi anche su questo calciatore classe 95 del Genk, e quindi ti ringrazio veramente, magari ci sentiremo anche nel corso dell'anno, sempre se ti fa piacere, con la tua disponibilità, per parlare non solo di campionato belga ma un po' di tutto il campionato europeo, sperando che poi incrocerete il Ghent, incrocerà la Lazio in, sì, Champions League, con questo augurio. Dai, l'ultima, Daniel, una squadra che vorresti incontrare in Champions League ai gironi, che la vorresti incontrare? Il Real Madrid. Vabbè, credo che il fascino del Bernabeu sia incredibile, insomma, sì, un po' per tutti. Ale, il fascino del Bernabeu è importante. Guarda, io credo Bernabeu e Old Trafford sono gli stati che chiunque, diciamo, indossa da bambino le scarpe da calcio vorrebbe un giorno calcare. Quanti spettatori contiene? Ero indeciso tra Manchester e Real Madrid, però lo so, ma ti conosco, Real Madrid. Beh, con la nostra fortuna della Lazio forse pescheremo tutte e tre insieme, Real Madrid, Manchester, tutto. Daniel, grazie. Ti dirò la verità, non mi dispiacerebbe. Non ho capito, scusami. Non mi dispiacerebbe l'Olimpico, mi piace tantissimo come stadio. Eh sì, anche se si vede poco bene, ma tanto a te non importa, perché tu ci giochi, non è che devi stare sugli spalti per guardare e osservare la partita. Daniel, grazie veramente, ci sentiamo prossimamente. Grazie, grazie Dani, a presto, poi ci sentiamo, insomma. Un abbraccio. Grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie a Daniel Milicevic, centrocampista del Ghent, in diretta sui 99.8 di Radio Olimpia.